Momenti d'artista, un programma di Giuliano Guerrieri. Salve, continua la nostra chiacchierata con gli partecipanti alla mostra Rim International presso l'associazione Momenti d'artista e la nostra ospite Piera Dellena, che è un'artista, oserei dire, completa, perché non solo dipinge, io l'ho conosciuto come poetessa, recita, scrive commedie, cioè è un artista a 360 gradi, soprattutto e quando si impegna bene. Allora, io ho letto alcune tue poesie, hai scritto delle poesie abbinate a delle opere d'arte, dei quadri, e poi hai deciso di passare alla pittura. Come ti sei avvicinata alla pittura? Quella pittura è un acquisto recente, quindi è un'impresa da pochi anni, insomma, che ho intrapreso. Quindi diciamo che sono ancora in apprendistato per il momento. Sì. La tua tecnica? Ma la tecnica è ancora in impostazione, la uso l'olio, quello è un amore che per il momento non voglio lasciare, quindi mi piace approfondire e ripeto, provo fin tanto che devo trovare, insomma, una linea mia più personale, quindi per il momento, insomma, seguo un pochino l'istinto. Infatti io vedo i tuoi quadri qui alle nostre spalle, che sono quadri piacevoli, se vogliamo. Grazie. Eccoci. E si vede che hai ripreso certe scenette precostituite già di altri grossi pittori, sei riuscito a portarli sulla tela, però hai dato anche, se vogliamo, una tua chiave di lettura, e questo è molto positivo. Ma tu ti senti più un artista di pennello o di penna? Principalmente di penna, anche perché scrivere mi risulta facile, è una cosa che ho fatto da sempre, da quando ho cominciato a leggere e scrivere. Lo scrivere è una cosa che mi viene naturale, come dico sempre, più una necessità. La pittura è stato un desiderio che volevo realizzare, un qualche cosa che io avevo in mente, la comunicazione attraverso il colore. E quindi mi sono cimentata in questa impresa, qualcosina di carino ogni tanto mi viene fuori, allora proseguo imperterrita. Mi è piaciuta la tua definizione, una comunicazione attraverso il colore, perché è proprio del colore che si riesce a dare delle emozioni, ma bisogna saperle fare. E se tu hai un'esperienza come poetessa, se mi permetti, hai fatto anche dei libri. Ho pubblicato un libro, infatti, ho pubblicato una raccolta che mi ha dato anche molta soddisfazione, perché in esso c'erano contenuti anche poesie che avevo scritto durante l'adolescenza, quindi a maggior ragione questa cosa qui mi ha dato soddisfazione. Perché è bello che l'adolescenza è molto istintiva, molto spontanea, perché l'adolescenza è ancora abbastanza non contaminata dai problemi della vita, no? Il tema, diciamo, conduttore di tutto questo è la comunicazione, attraverso la parola scritta, attraverso la pittura e nella commedia quando si recita. Allora, tu mi hai detto che hai recitato, ma che hai anche scritto una commedia. Sì. E verso la fine dell'anno dovrebbe andare, insomma, in teatro. Sì. Allora, in futuro tu pensi di stare più vicino all'arte pittorica o all'arte della poesia o della recita? La recita la escluderei per il momento, senz'altro la pittura e la poesia vanno di pari passo, anche perché man mano che vado avanti si stanno intersecando sempre di più queste due strade, di conseguenza devono andare senz'altro avanti insieme. Ti ringrazio della chiacchierata e in bocca al lupo per tutto. Grazie. Siamo sempre l'associazione Momenti d'Artista alla mostra di Art Rim International e abbiamo una nostra conoscenza, Mercedita De Jesus, autrice di queste due opere alle nostre spalle, ma soprattutto autrice di una stupenda ragazza con il pancione, come diciamo noi, e abbiamo avuto la fortuna di vedere adesso sia la ragazza sia il meraviglioso bambino. Come hai pensato di fare una donna in stato interessante, ma così simpatica, così solare, così piacevole? Questa è la mia passione. La tua passione è dipingere, la tua, sì, passione. Sì. Tu hai una laurea in architettura, però la tua passione è dipingere, come sì, tutti, che prevale sempre la passione. Sì, sì. Ma il soggetto, la donna è stata interessante, non è facile farlo. Sì, è difficile perché io sto lavorando tutti i giorni fino a sabato, e solo lunedì di sera io faccio 3 ore di pittura con una lezione sotto Erika Callardo. Okay, ecco, okay. Sì. Poi ho visto un altro tuo quadro, che c'è una bella ragazza che mi sembra che sia un'attrice del vostro paese. Giulia, dove sei?
Ecco, questo è, ho fatto questo, ho copiato una foto di un'attrice di Filippine, si chiama Maylin Dixon. C'è un film a Enerala Luna e lei è la protagonista. E poi quando ho visto in internet, ho sentito molto amore per lei. Sì. E poi ho chiesto alla mia maestra, forse devo fare questo, perché mi piace molto. Sì, indubbiamente anche perché tu sei molto portata per fare ritratti, perché sono belli, perché non sono ritratti statici, sono ritratti vivi i tuoi. E lei sembra, ha dell'intensità questa ragazza. La tua tecnica è l'olio, mi sembra. Sì, olio, sì. Allora, anche quest'anno hai partecipato al Rim International. L'anno scorso avevi un altro soggetto molto bello. Terzo. Sì, mi fa molto piacere che ci sia anche la modella del quadro. È stato difficile posare per questa artista? No. No, sto bene. Sì, sto bene con quando abbiamo fatto la fotografia prima, maggio scorso. E in questa foto avevo 7 mesi, qui a settimo. Sette mesi. Adesso il mio bimbo è 7 mesi. Quindi c'è il 7 che ritorna. Significa 7. Il 7 è anche un numero importante. Per noi. Va bene, mi fa molto piacere. Complimenti per il bimbo, complimenti per la mamma e complimenti per l'artista. Sì, grazie. Molto brava lei. Molto brava, bene, grazie. Grazie mille. L'intarsio è un'antica tecnica decorativa, diffusa già a partire dal 300, prevalentemente in Italia. Accostando tra loro piccoli pezzi di legno, con infinita pazienza ed abilità, è possibile creare autentici capolavori di artistico virtuosismo. Lo dimostra Angelino D'Archini, che per il legno nutre da sempre una particolare passione. Nato nel 1941 a Riolo dei Bagni, Ravenna, D'Archini ha iniziato a lavorare con questo nobile materiale già all'età di 14 anni, frequentando la rinomata ebanisteria riolese dei fratelli Girotti. Dopo la frequentazione di un istituto professionale per ebanisti a Faenza, Angelino D'Archini ha intrapreso stabilmente l'attività di falegname e restauratore, lavoro che non ha mai abbandonato e che più tardi, alcuni anni fa, l'ha portato a realizzare per diletto quadri con la tecnica dell'intarsio. In essi la sua abilità tecnica si esplica dando vita a svariate tematiche e riproduzioni di opere celebri, dai maestri fiamminghi a Picasso, Munch e altri.
Una sfida tecnica senza dubbio eccezionale da parte di un artista votato alla ricerca di una propria unicità, seppur nel rispetto dei grandi maestri. Momenti d'artista, un programma di Giuliano Gurieri in collaborazione con Elvezio Bagatta, Vincenzo Cappelli, Ciao Radio, AIC Bologna e Art Journal.